Buongiorno, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno e benvenuta. Allora, sa che un aiuto iniziale potrebbe esserci dato da lei già dalla una lettura forse più corretta di quello che è avvenuto a San Basilio. Cosa sa l'assessore Laura Baldassarre? Allora, innanzitutto noi parliamo di una famiglia, sì, madre, figli e tre bambini, come sapete, anche sì, piccoli, più grandi a 7 anni, sì, che hanno regolarmente fatto richiesta di una casa per l'edilizia popolare e che quindi hanno avuto la loro abitazione quando sono arrivati al punto giusto della graduatoria per avere la casa. Quindi parliamo di un percorso di legalità molto preciso, insomma, di questa famiglia. E quindi ieri doveva essere un momento di festa per loro, l'entrata in una nuova casa, tanto attesa. E quindi parliamo di questo, parliamo di bambini che sono andati via con i genitori in lacrime, possiamo immaginare, insomma io penso che quando sono, tra l'altro, non dovrebbero succedere mai alcuni episodi come questo, ma in particolare credo sia particolarmente grave che sia avvenuto, tutto questo sia avvenuto davanti a dei bambini e dei bambini piccoli. Quindi da stamattina, insomma, c'è un incontro appunto con questa famiglia, perché chiaramente dobbiamo guardare il tutto anche dal loro punto di vista. Loro hanno fatto una regolare domanda, sono appunto arrivati alla posizione utile in graduatoria. Quindi loro non torneranno lì, quindi lei dice era tutto regolare, ma d'altronde era chiaro che fosse tutto regolare, e loro vanno lì, trovano la casa occupata. Questo, per esempio, assessore, non si poteva evitare con un controllo preventivo? Quindi oggi arriva una nuova famiglia, ieri mandiamo qualcuno a controllare che sia tutto in regola. Le informazioni che ho io possesso in questo momento, però chiaramente stiamo approfondendo, sono che la casa in realtà era stata liberata la mattina stessa dall'occupante. E che appunto io vorrei fare un commento all'atere di questo. Io sì, credo innanzitutto che San Basilio, che è un quartiere che conosco, non sia rappresentato soltanto dalle persone che ieri hanno manifestato in modo molto diciamo anche animato contro il fatto che questa famiglia potesse appunto entrare nella casa che appunto regolarmente ha avuto. Quindi prima di tutto, secondo me, non dobbiamo gettare uno stigma su tutta la popolazione di San Basilio. Ma ci mancherebbe altro. E per questo lo dico, proprio per rispetto dei tanti cittadini e delle tante cittadine, insomma, che la pensano diversamente da quelle persone. Poi io credo anche che dobbiamo evitare la guerra tra poveri, come certo, si dice, mi scusa, me lo dico in No, ma certo, sono d'accordo anche perché in questo caso. Perché il percorso che noi stiamo facendo e realizzando, che è un percorso complesso, perché tornare a garantire la legalità e il rispetto delle regole in una situazione in cui ben sappiamo, da appunto rappresentanti politici a semplici cittadini, non c'è molto spesso questa abitudine, significa un percorso che è anche di educazione dei cittadini. Quindi noi dobbiamo informare esattamente, perché diciamo nelle diverse situazioni che noi ci troviamo ad affrontare l'informazione è fondamentale. Quindi spieghiamo che questa famiglia era appunto inserita in una graduatoria, e una famiglia, ripeto, con tre bambini, che quindi ha diritto ad una casa proprio per le condizioni nelle quali si trova. Non dobbiamo metterlo in contrapposizione con altre persone che hanno diritto. Noi, ma è vero che sono privilegiati, assessore, gli stranieri? Ma assolutamente no. Ma assolutamente no. Perché però allora molti pensano in questo modo? Come riusciamo a dimostrare che non è... Guardi, per questo le parlavo di un'informazione puntuale, e l'informazione puntuale significa anche spiegare che quando una persona occupa una casa ERP, sì, non ha poi più, se è in graduatoria viene tolto dalla graduatoria, questo dice lei, no? Esattamente, perse un diritto. Allora io non so se queste persone lo sappiano, per questo l'informazione deve essere data a 360 gradi. La situazione su Roma è che abbiamo veramente migliaia di persone che stanno in questo momento occupando senza titolo anche case della residenza ERP. Allora, questo dobbiamo in questo momento fare un'azione di sistema che preveda, è quello che noi stiamo facendo, il monitoraggio caso per caso, perché in realtà noi avremmo posto per tutte le persone che sono nella graduatoria.
Questo è un aspetto fondamentale dal punto di vista anche della responsabilità politica. Aspetti un attimo, assessore, questa notizia va ridetta. Quindi le chiedo di ripetere quello che mi ha appena detto, cioè in questo momento ci sta dicendo l'assessore Laura Baldassarre, che è l'assessore competente, quindi l'assessorato alla persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale, che ci sono alloggi per tutti quelli che sono in graduatoria? Sì. Ci sarebbero, il condizionale è d'obbligo, perché sono occupati da persone senza titolo molti di questi alloggi, quindi noi quello che stiamo facendo, insieme come sa all'assessore Mazzillo, con cui appunto condividiamo questo percorso giorno per giorno, è quello appunto di ristabilire ordine e legalità anche da questo punto di vista, perché ci sono persone che sono dal 2002, dal 2012 in graduatoria, che hanno diritto ad una casa, e ci sono persone che in questo momento stanno occupando degli alloggi ERP senza avere titolo. Quindi questa è la prima cosa da fare per ristabilire una legalità, e su questo assolutamente, cioè, le norme sono molto chiare. Allora è chiaro che però noi dobbiamo poi dall'altra parte pensare, e questo è anche l'altro lavoro che noi stiamo facendo, a come ci occupiamo in modo corretto della reale emergenza abitativa, che è un'altra tematica, cioè che sono le persone che in questo momento sono più fragili rispetto alla condizione del diritto alla casa. E per questo noi per esempio stiamo facendo un monitoraggio, ad esempio tra le altre azioni, di tutti i beni sequestrati e confiscati alla mafia, che noi potremmo utilizzare anche a questo scopo, per aumentare la disponibilità, perché a Roma ci sono tantissime abitazioni in questo momento non utilizzate. Quindi stiamo facendo un lavoro molto molto approfondito per capire quali possono essere tutte le possibilità, e quindi in questo caso tutte le abitazioni che noi possiamo mettere a disposizione dei cittadini che ne hanno diritto e presenti sul territorio di Roma Capitale. Assessore, come si fa a liberare un appartamento occupato, un alloggio occupato, e fare in modo che rimanga poi libero? Allora guardi, su questo le procedure dobbiamo entrare molto nei dettagli. Innanzitutto le procedure, innanzitutto le risorse disponibili, e innanzitutto prevedere quasi contestuale rilascio e riutilizzo dello stesso, perché in molti casi il momento proprio di maggiore fragilità del percorso è il momento in cui l'abitazione viene rilasciata da chi la occupava senza titolo, quindi da chi la occupava illegalmente, e il momento successivo in cui viene dato invece a chi era in posizione utile nella graduatoria e quindi ha diritto a stare in quella casa. Questi due momenti devono essere il più contestuali possibili, proprio per evitare successive occupazioni. Allora, un'altra domanda che facciamo all'assessore, ancora su questo discorso che crea tensioni sociali, ed è la cosa più stupida che possa succedere, e la responsabilità cerchiamo di toglierla anche a chi è preso dal demone, assessore, ma io posso immaginare che se poi diventa anche un assunto, diventa una verità il fatto che se apre un'attività uno straniero, a questo straniero viene concessa per 2 anni, anche di più, l'esenzione dalle tasse, e agli italiani no, e non è vero. Che agli stranieri vengono concessi alloggi e agli italiani no, e non è vero anche questo. Quindi è responsabilità di sicuro delle istituzioni dimostrare, non solo dire, ma anche dimostrare che non è così, soprattutto dicendo quello che lei ci ha detto poco fa, che ci sono alloggi per tutte le persone che sono in graduatoria. Tutte le persone che sono in graduatoria possono avere il loro alloggio. E sì, dobbiamo ristabilire la legalità. Bisogna ristabilire la legalità, io credo che voi abbiate questa intenzione, altrimenti non me lo direbbe, no? E lo sa che cosa è molto importante anche in questi casi, assessore? Anche riuscire a fare un altro sforzo, uno sforzo in più, assessore Baldassarre, cioè di darci dei tempi entro i quali pensate di ristabilire questa legalità. Allora, questo percorso è in corso, nel senso quello che è successo ieri va esattamente, è un esempio concreto, no? Nel senso che questo è un'azione, non è un'azione futura, è un'azione in corso che noi stiamo cercando di capire come, con anche risorse umane piuttosto che migliorando, come dicevo, le procedure, possiamo velocizzare. Questa è una parte fondamentale e quotidiana del nostro lavoro. Io però penso che ci sia un tema molto, insomma, a noi molto caro, che è il tema di come noi non creiamo conflittualità sociale.
Allora, noi dobbiamo in questo essere molto puntuali nelle informazioni che diamo, perché lei, come giustamente ricordava, ci sono tanti proprio delle informazioni inesatte che girano anche rispetto a presunte privilegi di stranieri piuttosto che italiani. Allora noi dobbiamo capire che qui noi lavoriamo con attuando dei diritti, quindi senza alcuna discriminazione, bianco, nero, giallo, disabile o quant'altro. Cioè, la questione è come noi rispetto alle norme in vigore rispettiamo queste norme. Questo è un esercizio fondamentale di educazione civica che dobbiamo fare. Per questo anche nel caso specifico di cui parliamo oggi c'è un'attività che noi faremo anche con il municipio, di andare ad informare le persone che anche ieri hanno manifestato contro questa famiglia, perché io credo che molto della conflittualità sociale nasca anche dalla mancanza di informazione, e quindi si montano, no, delle, noi lo vediamo in tanti casi. Invece quando noi informiamo su quello che stiamo facendo, su quali sono le normative in vigore, sull'esatta situazione delle persone coinvolte, tutto questo ci aiuta a fare un'attività di mediazione sociale che in questo momento a Roma, ma come in tutte le grandi metropoli anche europee, è fondamentale. Dobbiamo evitare in tutti i modi la cosiddetta guerra tra i poveri, invece noi dobbiamo creare una convergenza di interessi, ma noi lo sappiamo perché nelle nostre scuole, quando i bambini italianisti con i bambini di origine straniera lavorano insieme, quando le madri e i padri si incontrano fuori dalla scuola, quando si fanno attività, quando ci si attiva, perché noi abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per cambiare i nostri territori, i nostri quartieri, i nostri municipi, ci dobbiamo attivare. Per questo noi stiamo pensando anche a delle forme di volontariato cittadino ulteriore, a come noi possiamo in qualche modo valorizzare. Quando si farà, sarà sempre un ottimo momento e un'ottima idea, assessore, quello di rivolgersi al volontariato cittadino, ai residenti nei quartieri, nelle zone di Roma, e possono essere loro il presidio di cui non si può occupare sempre l'istituzione, no? Per mancanza di mezzi, sì, di risorse. E soprattutto l'indignazione, no? L'indignazione, sì, che molti delle persone che vivono nelle nostre periferie giustamente provano, può essere una forza incredibile per cambiare. Allora noi in tutti, appunto, chi ha contatti quotidiani anche con gli assessori municipali, con i consiglieri, anche a livello di Roma Capitale, stiamo lavorando molto insieme alle persone. Per questo il primo passo anche per risolvere questa situazione, che io ripeto non credo che sia espressione di un intero quartiere che fonda la propria quotidianità anche e ben su altri tipi di valori, io credo che sia fondamentale prima di tutto occuparci, e già oggi appunto c'è stato un primo incontro con la famiglia, sì, che ieri appunto non ha potuto prendere possesso di quell'abitazione, ma anche andare a dialogare con le persone che stanno lì a San Basilio, certo. E dobbiamo andare a parlare, e quindi già da oggi lo faremo. Già da oggi sarà fatto. Assessore, io la ringrazio molto. Cinzia, e chiudo con questa, ci racconta di una storia che è credibile, io quindi ci credo fino a prova contraria, e racconta di una famiglia con un disabile a carico che da 26 anni aspetta un alloggio, ha sempre rinnovato la domanda ma ha visto alcuni, molti stranieri che gli sono passati avanti in graduatoria. Dice, loro fanno sforzi in mani a pagare quell'affitto, non si buttano giù, non si buttano in mezzo ad una strada per muovere qualcuno a pietà come fanno tanti altri per passare avanti in graduatoria. Credo che non sia giusto, dice Cinzia. A Cinzia rispondiamo, a tutte le Cinzie, a tutte le persone, che noi stiamo facendo un lavoro anche con gli uffici per monitorare giorno per giorno il rispetto delle norme che sono già previste. Cioè Roma negli anni è stata caratterizzata anche da forti irregolarità, come ben sappiamo. E per questo noi dobbiamo entrare nei dettagli delle procedure, c'è un lavoro quotidiano per questo, perché tutte le persone che hanno diritto ad un'abitazione ce l'abbiano. Però devono avere diritto, non possono, certo, diciamo, ottenerlo con la forza, la prepotenza o con il mancato rispetto delle norme in vigore. Assessore Baldassarre, le auguro buon lavoro. Allora, tra gli impegni di oggi anche quello di arrivare a San Basilio proprio a parlare con i residenti per raccontare loro come stanno le cose, la verità su questo e anche sul lavoro che si sta facendo per dare a tutti, l'assessore Baldassarre lo ha detto in diretta su Radio Roma Capitale, che gli alloggi ci sono per
tutti. Bisogna attuare il ripristino della legalità, ma l'alloggio, gli alloggi ci sono per tutti gli aventi diritto.